Allora, questa partita come la imposti? No, penso tranquillamente, non è con la Juve che si può o bisogna inventare più di tanto, c'è solo da sperare noi di fare una grossa gara e loro che hanno dei problemi, allora può anche darsi che riusciamo a uscire con un risultato positivo. Se tutti e due giochiamo alla pari non ci sono problemi. Mentre Bergamo è sempre più alta sulla cartina geografica del campionato, la signora indossa in anticipo le maschere poco carnevalesche della malinconia, dell'oscuramento e della rabbia. Non sono stati sufficienti 60 minuti di indemoniato e sfortunato forcing per spezzare il lungo incantesimo dell'Atalanta, vincitrice sul terreno del comunale dopo oltre 26 anni di paziente attesa. Fin dal primo tempo la squadra di Mondonico cede ai padroni di casa il compito di fare la partita, aggredendoli sistematicamente dentro un'ingegnosa gabbia puntellata da pressing e raddoppi di marcatura. Per la Juventus attaccare diventa il più intricato dei rompicapo, anche perché Barcella e Contratto bloccano Altobelli e Laudrup, e le uniche vampate di ispirazione del complesso scaturiscono come in questa occasione dal nuovo asse Magrin Zavarov. Un paio di cose me le dai, c'è. Cosa vuole che le dica? Ma quando va negli spogliatoi, cosa dice ai giocatori? Vado a ridere un momento, a prendere un po' di caldo e basta. Senta, Agnolin è bravissimo, ma secondo lei c'è un problema arbitrale? No, non c'è un problema arbitrale, c'è che noi sappiamo che tutti gli uomini sbagliano, cioè, i piloti delle linee aeree sbagliano e quelle sono tragedie. Ogni tanto sbagliano gli arbitri, non bisogna che ne facciamo una tragedia noi. Grazie. Forse rinfrancato dalle parole dell'avvocato, Agnolin sfoggia in avvio di ripresa il suo consumato piglio autoritario, lo stesso che sembra in grado di imporre la Juventus agli avversari. Zavarov appare finalmente in crescendo, ma è più efficace nel procurarsi palle gol che non nello sfruttarle. I bianconeri premono con incessante accanimento, ma solo in rare circostanze come questa sovrastano i rivali nel gioco aereo, mentre con palla a terra si fa sentire la mancanza dell'agilità in spazi intasati di Barros. L'Atalanta, già priva di Stromberg, perde anche Fortunato e, senza playmaker, deve adattarsi a contenere la furia dei padroni di casa. Trascinata tuttavia da Priz e Nicolini, la squadra bergamasca continua ad affidarsi non solo ad un temperamento virilissimo, ma soprattutto a disimpegni rapidi e geometrici. I nerazzurri infatti sfiorano il gol proprio con Nicolini e riescono a far scivolare la signora a due minuti dallo scadere sulla più imprevista delle bucce di banana. Si ostacolano Bruno e Tricella e De Vaira scende al paradiso degli umili. Fare gol per me è sempre buono perché è una sensazione che è difficile sentire. È difficile, non c'è parola per descrivere dopo il gol. A volte con una etichetta magari anche un po' scontata e banale si parla di legge spietata del calcio. Mondonico, le pare che questa volta questa legge sia stata un po' più spietata del solito nei confronti della Juventus o no? No, ma questo è il calcio penso che sia lo sport più bello e differente da tutti gli altri, perché possono succedere di queste cose, come è potuto succedere a San Siro col Milan e come è successo a Genova con la Sampdoria. Penso che così, forse per quello il calcio è lo sport più amato da tutti quanti, perché può darsi che fra Davide e Golia ogni tanto vinca anche il più debole. Ma limiti, non siamo riusciti a andare in gol, ci siamo arrivati vicino diverse volte e le abbiamo mancate, quindi direi che è stato quello forse il limite.